Sentiamo ora quali iniziative si stanno preparando in vista dell'Expo in Piemonte. A tale scopo si sono riunite le associazioni degli imprenditori piemontesi e gli enti locali per mettere a punto un progetto e delle proposte. In vista dell'Expo ci sarà questa collaborazione tra le regioni, lei ha annunciato anche dei pacchetti turistici appunto condivisi. Expo non è soltanto una cosa della Lombardia, è una grande occasione per tutto il nord perché arriveranno milioni di persone e inoltre la zona dove si svolgerà l'Expo è molto vicina, per esempio alla città di Novara perché è nella zona Ro-Pero. Noi abbiamo anche dei collegamenti che sostanzialmente ci consentono di considerare Torino e Milano un'unica grande area urbana. In meno di un'ora di treno si parte da Torino e si arriva a Milano, si parte da Milano e si arriva a Torino e ci sarà anche la possibilità di far fermare il treno proprio nella zona dell'Expo. Quindi una grande occasione che non vogliamo perdere e anche per presentare quelli che sono le nostre perle, i nostri fiori all'occhiello. Per esempio, noi abbiamo tutto un tessuto economico che ruota attorno all'enogastronomia e che può saldarsi con un aumento delle presenze turistiche. È chiaro che dobbiamo lavorare.